Il vostro matrimonio. Va veramente benissimo. Noi siamo davvero felici. Stiamo bene insieme. Posso dire che noi due andiamo veramente d'accordo. E parliamo tantissimo, ovviamente, ma ci capiamo con un solo sguardo. Ci basta uno sguardo per capire l'altro, per capire esattamente quello che sta pensando. Noi siamo amanti, siamo migliori amici. Stiamo bene insieme proprio per questo. E siete una bellissima coppia, devo dire. Grazie. Grazie di cuore. Com'è lavorare insieme? Litigate un po' quando lavorate insieme oppure va sempre tutto bene? Non litighiamo. Noi ci siamo conosciuti proprio sul set del nostro primo lavoro insieme. Dopo qualche anno abbiamo lavorato di nuovo insieme in un altro progetto e non abbiamo mai litigato sul set perché se io penso a una cosa, lui la capisce, se lui pensa a una cosa, io la capisco. Noi ci comprendiamo l'uno con l'altro senza darci spiegazioni e quindi ci sosteniamo sempre a vicenda, non abbiamo mai avuto alcun problema. Mi sento davvero molto fortunata. Però so che avete fatto un litigio importante prima del matrimonio. All'epoca ero molto, molto giovane, Silvia. Dobbiamo considerare anche questo. Kadir è un grande appassionato di moto. Aveva tanti caschi, 3 moto parcheggiate e teneva molto a tutto. Se ne prendeva sempre cura. Sapevo perfettamente che era quello il suo punto debole. Mi sono arrabbiata a tal punto che gli ho rotto tutti i caschi. Tutti? Sì. Poverino. Ero molto giovane. Ero molto giovane. E non si è arrabbiato per niente. Allora ti ama veramente tanto. So che lui ti è stato vicino anche un po' di tempo fa, che hai avuto un problema di salute. Naturalmente tuo marito è stato al tuo fianco. Sì. Stai bene adesso? Sì. Se faccio attenzione, sì, soffro di un disturbo che viene chiamato sindrome dell'intestino permeabile. In pratica l'intestino si indebolisce e può causare dei problemi neurologici che poi possono portare a degli squilibri psicologici. Si tratta di un disturbo con effetto a catena, possiamo dire. Può essere causato da un consumo eccessivo di alimenti geneticamente modificati. Quindi cerco di evitare questo tipo di prodotti, anche se è molto complicato alcune volte. Devo fare tantissimo sport, devo anche dormire regolarmente, devo bere tanta acqua, devo mangiare solo prodotti biologici, quindi evito tassativamente tutto quello che non è di stagione. Per questo abbiamo deciso di realizzare il nostro orto. Coltiviamo frutta e verdura di stagione e abbiamo creato anche uno spazio per allevare le nostre galline, così abbiamo la possibilità di mangiare prodotti più naturali. Brava. E come fai con il tuo lavoro quando sei sul set? Non è facile. Per fortuna con noi lavorano cuochi che cucinano usando solo prodotti di qualità e poi per me fanno piatti speciali. Ti fiamo per te, so che stai meglio e... Grazie di cuore, grazie di cuore.